fare i conti con l'ambiente, una giornata dedicata a tanti progetti europei nell'ambito del contesto LIFE, molto importante. Siamo con Nicola Labartino di CRPA Lab e parliamo di biometano, nella fattispecie del progetto Biometer. Può raccontarci nei dettagli di cosa si tratta? Sì, il progetto Biometer quindi è uno dei progetti LIFE, nello specifico è per lo sviluppo del biometano, quindi di tutta la filiera biometano all'interno della regione Emilia-Romagna. È coordinato da ASTER, partner scientifico e CRPA, con la sua sezione CRPA Lab, e fanno parte del progetto anche ERA, IREN e la ditta SOL, che è una costruttrice di impianti. Come dicevo, lo sviluppo del biometano è una delle carte da giocarsi nel nostro paese nel immediato futuro. Il biometano che può essere il vettore principe energetico in Italia perché è facilmente stoccabile, utilizzabile anche per l'autotrazione oltre che per l'emissione in rete. Quindi noi nello specifico nel progetto mireremo allo sviluppo di due impianti in due location diverse, una in una discarica Ravenna, discarica del gruppo ERA. Faremo quindi l'upgrading del biogas da discarica a biometano per l'emissione in rete, mentre sul territorio di Reggio Emilia, in un impianto di gestione anaerobica di fanghi di depurazione civile, faremo il biometano per l'autotrazione. Grazie. Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.